Bene, buonasera a tutti. Beh, è vero, si sente da fuori. Faremo, credo, una chiacchierata di una mezz'ora su un tema che da angolazioni differenti ci interessa tutti quanti. E il tema, per dirla in estrema sintesi, è il rapporto che esiste o che dovrebbe esistere fra lingue del potere, in particolare lingua del diritto, e chiarezza, comprensibilità. Voglio sgombrare il campo immediatamente da un equivoco che a volte sorge quando si parla della necessità di rendere il più comprensibile possibile la lingua del potere e in particolare la lingua del diritto e la burocrazia. Si tratta di lingue tecniche, lo sappiamo bene, ci sono espressioni tecniche che non si prestano a una semplificazione oltre un certo livello. Un certo tasso di complessità è inevitabile nella lingua. È veramente complicato, però. Per cortesia, un po' di silenzio, altrimenti non abbia. È fuori, lo so, però. Trasmettete il messaggio. E chiudere poi significa escludere gli altri perché c'è la televisione. Dicevo, quindi un certo tasso tecnico e un certo livello di non eliminabile complessità è coessenziale a tutte le lingue tecniche, quindi anche alla lingua del diritto. Ma al di là di questo aspetto, al di là della questione per cui esistono espressioni tecniche che non sono sostituibili, è bene sottolineare che la lingua del diritto, ora come nel passato anche remoto, è e rimane essenzialmente una lingua sacerdotale, inutilmente oscura, per ragioni che cercheremo di analizzare rapidamente. Per analizzarle, io vorrei evitare discorsi troppo teorici e passare a una rapida lettura, o meglio a due rapide letture, di testi tratti da una sentenza della Cassazione a Sezioni Unite e da un pezzo di un manuale di diritto che va per la maggiore. Vi prego di allacciare le cinture di sicurezza. Partendo dunque dallo specifico punto di vista che interessa il giurista, le Sezioni Unite, nel condividere le argomentate riflessioni del Procuratore Generale Requirente, ritengono, con particolare riguardo ai decorsi causali, ipotetici, complessi o alternativi, che rimane compito ineludibile del diritto e della conoscenza giudiziale stabilire se la postulata connessione nomologica, che forma la base per il libero convincimento del giudice, ma non esaurisce di per sé stessa la verifica esplicativa del fenomeno, sia effettivamente pertinente e debba considerarsi razionalmente credibile, sì da attingere quel risultato di certezza processuale che all'esito del ragionamento probatorio sia in grado di giustificare la logica conclusione che, tenendosi l'azione doverosa omessa, il singolo evento lesivo non si sarebbe verificato, ovvero si sarebbe inevitabilmente verificato, ma nel quando in epoca significativamente posteriore o per come con minore intensità lesiva. Sono 133 parole, senza un punto. Vorrei adesso darvi la traduzione in italiano corrente. Bisogna accertare se la legge scientifica o statistica invocata sia attendibile e pertinente, punto. Se cioè consenta di fondare il ragionamento probatorio ipotetico e affermare che se la condotta doverosa fosse stata tenuta, l'evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato molto tempo dopo. Che mi sembra lingua tecnica, non sembra un modo di esprimersi da caffè, però mentre mi sentirei di scommettere che quello che ho letto prima non lo ha capito nessuno, questo si capisce. È una sentenza importante questa. Ci torneremo fra poco, ma per non scontentare nessuno voglio leggere un brano da un manuale, quindi dottrina. Su altro versante si staglia invece chi, nel sostenere l'incompatibilità fra principio di riserva di legge e utilizzo del decreto legislativo in materia penale, osserva come quasi sempre nella prassi della delegazione legislativa la prerogativa parlamentare delle iniziative e delle scelte politiche sia meramente formale, attesa la frequente genericità e vaghezza che connotano, errore d'italiano, la formulazione dei principi e dei criteri direttivi sui quali indirizzare l'attività normativa delegata e comunque la normale ascrizione in capo all'esecutivo di ineliminabili margini di discrezionalità nell'esercizio della delega. Qualcuno ha capito?
poi diciamo anche il significato di questa. Ma ecco, leggendo questi due brani, vi faccio grazia di altri esempi, apprezzerete che non ho deliberatamente portato pezzi di sentenze amministrative per, diciamo... Ma ce ne sono? No, per Bacco, assolutamente no. E allora? Assolutamente no. E cogliamo fior da fiore, ci sono per esempio metafore bizzarre, avete sentito all'inizio del brano di dottrina, su altro versante si staglia chi, ci immaginiamo questo che si staglia su un versante a sostenere chissà che, l'incompatibilità eccetera eccetera. Ci sono errori veri e propri di italiano, per esempio l'uso di atteso al posto di atteso che sono due cose completamente diverse, ma è come dire l'effetto di una torsione dell'uso che però vede anche giuristi di chiarissima fama coinvolti in un banale errore di italiano. C'è anche e soprattutto, e su questo tornerei a dire di quello che stavamo dicendo all'inizio, l'abuso degli pseudotecnicismi, che sono dal punto di vista tecnico e dal punto di vista psicologico molto interessanti per capire qual è il problema, quali cioè sono le ragioni per cui i giuristi nella gran parte, nella gran maggioranza, parlano e scrivono in questo modo. Che cos'è uno pseudotecnicismo? Uno pseudotecnicismo è una parola dall'apparenza tecnica che in realtà potrebbe essere tranquillamente sostituita da una parola di uso comune senza perdere in nulla quanto a significato e quanto a precisione del linguaggio. Mentre invece il termine tecnico è quello che non è sostituibile, il termine o la locuzione tecnica. Spieghiamoci con qualche esempio. Incidente probatorio è una locuzione tecnica, non esiste espressione dell'italiano comune per dire di quel concetto. Società in accomandita semplice è una locuzione tecnica, non ci sono espressioni dell'italiano. Contumacia è un'espressione tecnica, non c'è un altro modo di dirlo in italiano. Ma ora, qui siamo tutti giuristi, se io dico escussione, tutti i presenti indistintamente capiscono di cosa sto parlando. Ma vi posso assicurare che facendo analoghe conversazioni di fronte a pubblico colto ma non tecnico, se non c'è neanche un avvocato o un giudice, non c'è neanche una persona che capisce che cosa voglio dire quando dico escussione. Ma escussione è un termine tecnico, noi lo troviamo ripetutamente, non tanto nelle vostre sentenze, ma certamente in quelle civili e penali. È un termine tecnico escussione? Certamente no, perché escussione ammette un sostitutivo nel linguaggio comune che non ha, diciamo, non perde in nessun modo di significato, interrogatorio oppure audizione. Perché si dice escussione? Perché è così frequente la sostituzione di parole del linguaggio comune che ben potrebbero essere usate per ridurre il tasso di inutile oscurità dei testi giuridici? Beh, le ragioni dell'oscurità dei testi giuridici, rispetto ai quali va detto che l'atteggiamento psicologico di moltissimi giuristi, spesso inconsapevolmente, è lo stesso dell'antico diritto romano, in generale degli antichi diritti, un'epoca per intenderci in cui si mescolava la figura del giudice con quella del sacerdote, con quella dello stregone. Non è un caso che alcuni istituti dell'antichissimo diritto romano corrispondessero a forme di vero e proprio sortilegio. Perché? Io individuo sostanzialmente tre ragioni per la inutile oscurità dei testi giuridici e vorrei elencarle rapidamente in ordine di gravità. La prima ragione è quella che potremmo chiamare la pigrizia del gergo. Tutti quanti noi ci ricordiamo quando ci è capitato di entrare a far parte della corporazione in generale dei giuristi o dei pratici del diritto, in particolare chi avvocato, chi magistrato, della sua specifica corporazione, si è sentito lanciare un primo messaggio che era un messaggio, come posso dire, inequivoco, il più potente di tutti, e cioè devi imparare la lingua. E devi imparare la lingua significa devi cominciare a esprimerti in modo tale che gli altri possano riconoscerti come parte della corporazione. E perché tu sia riconosciuto come parte della corporazione non puoi parlare normale, perché il gergo, il gergo, la pigrizia del gergo, io me lo ricordo molto bene, permettetemi un piccolo spunto di mediocre vanità e di ricordo personale, nel periodo in cui ho fatto, per un po' io ho fatto anche pratica di amministrativo, mi ricordo bene, era un procedimento in cui avevamo tutta la giurisprudenza del Consiglio di Stato contro. Io scrissi questo ricorso
per come ero in grado di scriverlo io, e mi fu detto che non era abbastanza, sì, i periodi erano troppo brevi e poi vincemmo la causa, la giurisprudenza fu capovolta, ma non è questo importante, che questa cosa mi rimase impressa, perché fu un'occasione in cui io mi chiesi ma perché, però ovviamente avevo 23 anni, quindi sono dei momenti in cui l'insicurezza giustamente tende a predominare. Ma certo è che quando si impara questo gergo, all'inizio sembra una cosa ardua e difficoltosa, poi ci si rende conto che invece si tratta di un privilegio, lo dico con un filo di ironia, perché vedete, il gergo, i gerghi in generale, il gergo dei giuristi in particolare, è uno strumento per ridurre lo sforzo di pensare, perché usare il gergo consente di evitare il dovere della precisione, cioè evitare il dovere di trovare la parola esatta per dire esattamente quella cosa. Tutte quante le involute espressioni pseudotecniche, tutte le salvezze illimitate, tutti i salvis iuribus, tutti gli impugna e contesta ogni avverso dedotto e prodotto e roba di questo genere, sono tutti quanti strumenti di cui ci si impossessa abbastanza rapidamente, che consentono di essere riconosciuti come parte della corporazione, ma soprattutto che riducono la fatica di interpretare e pensare. Il secondo passaggio, la seconda ragione in ordine di gravità, è il narcisismo. Il narcisismo è una cosa che affetta tutti gli scrittori, nel senso qualsiasi cosa si scriva, dagli scrittori di diritto, nel senso dei pratici, giudici o avvocati, come gli scrittori che scrivono romanzi o racconti, o i giornalisti, chiunque scriva per lavoro, perché noi tutti ci compiacciamo della nostra bravura vera o presunta. Simenon, intervistato su quali fossero, quali dovessero essere le pratiche migliori per imparare a scrivere, disse che non era possibile, giustamente, insegnare a scrivere, però qualche consiglio su come riscrivere lui poteva darlo. E lui diceva, fate una prima stesura, poi rileggete quello che avete scritto e andate alla ricerca delle frasi che vi piacciono di più, quelle in cui vi sembra di essere stati particolarmente bravi, in cui il vostro stile si è manifestato con più vezzosa efficacia, e tagliatele senza pietà. Che sembra una battuta, in un certo senso lo è, ma è l'espressione di una profonda comprensione del fenomeno. Quelle frasi lì, quelle parole ricercate e per lo più incomprensibili, sono quelle di cui ci compiacciamo per esercitare una forma, appunto, di prevalenza rispetto agli altri. Un po', io vi ho letto quel brano, a un certo punto, quello della sentenza, c'è postulata connessione nomologica. Io vi chiedo se qualcuno, senza alcuna intenzione provocatoria, sa dirmi che vuol dire postulata connessione nomologica. Bisogna cercare sul vocabolario, non sentitevi in difficoltà per questo. Nessuno lo sa dire subito. Postulata connessione nomologica vuol dire ipotizzata legge scientifica, diciamo. Perché uno dice postulata connessione nomologica? Guardate, io deliberatamente ho scelto una sentenza di altissimo livello, scritta da un giurista di altissimo livello. Uno sfoggio di erudizione. Sì, uno sfoggio di erudizione è un dire fra le righe, nelle righe, nella scelta delle parole, quello che diceva, ve lo ricordate, il Marchese del Grillo nel celebre film? Io sono io. E tu non sei, basta. E voi non siete, no. Il narcisismo è un problema in generale, in tutte le scritture. Quando si tratta di scritture che hanno a che fare con l'esercizio del potere è un problema più grave, perché ci porta direttamente, pericolosamente, nel territorio della terza ragione. La terza ragione dello scrivere oscuro è quella più sostanziale, che in qualche modo richiama le altre due e le riassume in un vortice pericoloso, ed è il potere, l'esercizio del potere. Parlare in modo oscuro, o a volte, quando si tratta del lessico e del linguaggio della politica, parlare in modo sfuggente è un modo di esercitare il potere, perché si usa il linguaggio per una funzione opposta a quella sua naturale: non includere, non comunicare, ma escludere. Dire capisce soltanto chi fa parte della compagnia. E questo è un fatto estremamente grave, molto spesso praticato in maniera inconsapevole, ma che ci conduce direttamente al tema di cui, molto brevemente, non vi preoccupate,
ancora per una quindicina di minuti ci occupiamo in questa conversazione, e cioè il rapporto fra oscurità ed esercizio del potere e, correlativamente, il rapporto fra chiarezza, comprensibilità e nozione realmente democratica dell'esercizio non autoritario del potere. Insisto, l'ho detto all'inizio e vorrei ripeterlo perché preferisco evitare gli equivoci. Non tutto può essere semplificato in modo che lo capiscano tutti. Ci sono qui davanti a voi, come davanti a qualsiasi altra giurisdizione, questioni irriducibili a un livello di complessità che comunque non riguardi soltanto addetti molto specializzati ai lavori. Che cosa vogliamo dire quindi? Che tutto deve essere reso comprensibile all'uomo della strada? Ovviamente no. Vogliamo dire, e su questo tema occorre interrogarsi, è che una riflessione realmente democratica sulla lingua del diritto implica interrogarsi su tutto quello che è oscurità non necessaria, quella cioè che non serve a dire quello che sia da dire nel suo statuto tecnico, ma serve per le ragioni di cui abbiamo detto prima. Guardate, è possibile, non c'è nessun impedimento, e gli esempi non molti ci sono, ne abbiamo uno in particolare che dovrebbe costituire il riferimento per tutti i giuristi e in generale per tutti i cittadini di questo paese, e cioè la Costituzione. L'eccellenza linguistica, prima ancora che giuridica, della Costituzione è stata dimostrata ripetutamente anche attraverso l'uso di parametri quantitativi. Ve la faccio molto breve, vi risparmio tutti quanti i numeretti, ma il 93% della Costituzione, del testo complessivo della Costituzione, è scritto con vocaboli del cosiddetto italiano di base. L'italiano di base è quella lingua, quella parte della lingua complessiva che capisce qualsiasi cittadino con una scolarizzazione della scuola media. Il 93%. La grandissima parte delle frasi che troviamo negli articoli della Costituzione è di 20 parole o meno. È un algoritmo elaborato da linguisti quantitativi, dice che la comprensibilità di quello che scriviamo, di quello che diciamo, decresce in modo a precipizio al di sopra delle 25 parole di una frase. È una lingua normalmente costruita con soggetto, verbo e complemento, e non con l'abuso di cui molto spesso, con cui spesso dobbiamo confrontarci, di espressioni involute, di inutili doppie negazioni, di usi della forma passiva. Non parliamo, diciamo, dell'abnorme uso degli avverbi. Una lingua che resse al possibile pericoloso intervento di un linguista. Non tutti sanno che era stato affiancato ai padri costituenti un linguista e letterato, un signore di nome Pancrazzi, nome che sembra effettivamente un po' da barzelletta, ma si chiamava davvero Pancrazzi, che doveva, come posso dire, dare suggerimenti per rendere più bella la lingua dei costituenti, che fortunatamente erano persone che sapevano quello che stavano facendo e rifiutarono quasi tutti i consigli del professor Pancrazzi, consegnandoci questa lingua tersa, comprensibile, ancora oggi esempio stilistico e morale, prima ancora che giuridico, di come si parla e di come si scrive. Nel 1940 Winston Churchill fece recapitare a tutti i membri del suo governo un memorandum intitolato Brevity, un titolo e un modello. Nel testo Churchill chiedeva ai suoi collaboratori di eliminare le frasi involute e in generale tutte le parole inutili contenute nei rapporti, negli scritti, nei memorandum, nelle note. Diceva Churchill: si metta fine a frasi come queste. È altresì di estrema importanza tenere presenti le seguenti considerazioni, o dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di porre in essere. Sono frasi fumose, diceva Churchill, di inutile verbosità, inutilmente gonfiate da parole inutili, e tutte queste espressioni tortuose potrebbero normalmente essere sostituite da una sola parola che nel caso, nei due casi che vi ho citato, è bisogna. Dice Churchill, questo esercizio di stile, ci torneremo proprio alla fine,
non servirà soltanto a rendere più chiari i testi prodotti dagli alti funzionari e in generale dalla burocrazia, servirà a rendere più chiaro il pensiero, perché una questione che spesso si trascura, perché non ci piace, da considerare che chi per parlare, per pensare con chiarezza, è necessario parlare e scrivere con chiarezza. Normalmente uno pensa che sia il contrario, ma il meccanismo è esattamente invertito. La carenza di chiarezza nella scrittura e nel linguaggio è normalmente esempio, sintomo di scarso o non completo o faticoso dominio della materia. Ma se è proprio questo che suona... No, ho finito. Se è proprio questo che scrivi chiaro. Esattamente questo sto dicendo. Ma se è proprio questo che suona la scuola. È proprio questo, il potere. Esattamente, il Presidente ha ragione. Ma però, insomma, mi rovina la suspense. L'ho capito. Chiedo scusa allora. Vorrei leggervi ancora qualche cosa per soffermarci proprio al volo un pochino su quella che Vice Mortara Garavelli, linguista che più di altri ha studiato il tema della lingua del diritto e quella che lei definisce l'inutile bruttezza della lingua del diritto. Dicevo, qualche esempio. Non è chi non v'è chi non veda. Adesso voglio che alzi la mano chi non ha mai scritto non è chi non veda. Sicuro? Bah, non lo so. Non v'è chi non veda, loro sono stati, no? Vabbè. Non v'è chi non veda come in tal modo si sia palesemente incorsi nella violazione del giudicato cautelare formatosi a seguito della suddetta decisione, peraltro più che adeguatamente motivata dal GIP, consentendo altresì all'organo della pubblica accusa di reiterare, vien da pensare ad infinitum, nuovamente la medesima richiesta intesa al conseguimento dell'oramai esasperato obiettivo, si dia il caso raggiunto, senza neppure il conforto di poter intravedere per la difesa quanto per i soggetti direttamente interessati alcun concreto rimedio immediatamente azionabile al fine di inibire siffatto modo di operare. Allora, questo signore che scrive questa roba qua ha capito di cosa sta parlando? Ovviamente no. Ha vagamente intuito qual è il tema e siccome vuole risparmiarsi lo sforzo di capirlo veramente, butta giù tutto quello che gli viene e non ripulisce in nessun modo. Davvero, proprio perché so che non devo intrattenervi troppo a lungo, vi dico, evitando i passaggi di appassionante suspense, che cosa diceva la frase di 140 parole circa che vi ho letto prima. È evidente che questa decisione viola il giudicato cautelare, consente al PM di riproporre senza limiti la richiesta di sequestro, lascia sforniti di tutela gli interessati. È chiaro? Si capisce? È una lingua da bar questa? No, questa è una lingua molto tecnica che ha in sé il pregio di essere comprensibile a chiunque o perlomeno di non contenere alcuna inutile oscurità. Io tempo fa ho partecipato a un convegno all'Accademia della Crusca e su questi temi e paradossalmente c'era un linguista anche piuttosto importante che aveva un'opinione diversa dalla mia, opposta, cioè diceva no, la lingua del diritto deve essere oscura, non bisogna capire perché è una lingua tecnica e poi non è vero che sono i cittadini, quindi perché porci questo problema? Ovviamente c'era materia di entrare nella questione generale di carattere etico, del valore etico della chiarezza, e però gli fece una domanda, sapete non bisogna addentrarsi nei territori non propri senza sapere esattamente di cosa sta parlando. Il capo d'imputazione, chi lo deve leggere? Il capo d'imputazione è la descrizione del fatto contestato al cittadino e il capo d'imputazione dovrebbe essere comprensibile al cittadino, non all'avvocato, perché il cittadino si deve difendere. Ovviamente lui non ebbe molto da dire su questo punto, per ovvie ragioni, perché la sua era una posizione ideologica, mentre in questo campo più che in altri è di riflessione sugli interessi in gioco che bisogna parlare. Vedete, il testo è rigurgita di espressioni ridicole in certi casi e che tutti quanti noi abbiamo più volte sentito, appunto salvezze illimitate, valga il vero, ma vi è di più, a tacer d'altro, ed invero... Chi non ha cominciato con Edinvero? Perché su Edinvero, no, perché diciamo Edinvero è il mio cavallo di battaglia. Allora,
avviamoci molto velocemente verso la conclusione di queste veloci riflessioni. È ovvio che nessuno è capace di scrivere immediatamente a prima stesura in modo chiaro, comprensibile, pulito, esente da quei vizi. È naturale scrivere in prima battuta proprio per le nostre debolezze, di tutti quanti noi, quale che sia il lavoro che facciamo. La questione fondamentale è la tecnica, il metodo e soprattutto nella capacità di rileggere con intelligenza tenendo presenti questi concetti. Vedete, Antoine de Saint-Exupéry diceva che un testo può dirsi finito non quando non c'è più niente da aggiungere, ma quando non c'è più niente da togliere. In questo esprimendo un concetto molto simile a quello che enunciava Michelangelo parlando d'altro, cioè parlando di sculture, dicendo che la scultura è l'arte del togliere. Significa che per Michelangelo in ogni blocco di granito è prigioniera una statua e il lavoro dello scultore è liberarla, togliendo il superfluo. Ma se ci pensate, è anche il lavoro dello scrittore, quale che sia il testo che scrive, sia esso un testo tecnico, un testo narrativo o un testo divulgativo, di rimuovere le parole inutili, che significa lavorare prima con lo scalpello e poi con lo scalpello più piccolo e poi col pennellino. È ovvio che non sempre e non per tutto è possibile fare questo, ma la differenza fondamentale è fra chi sa che le cose stanno in questo modo e chi invece vive in maniera poco consapevole il tema della chiarezza o dell'oscurità come semplici questioni, come dire, stilistiche. Vedete, io ho citato prima una frase che è una frase di un filosofo del linguaggio e delle istituzioni americano, John Searle. Testualmente lui dice: non si può parlare con chiarezza non si può pensare con chiarezza se non si è capaci di parlare e scrivere con chiarezza. La oscurità, l'incomprensibilità sono sintomo di varie cose, le abbiamo dette all'inizio, ma sono anche sintomo spesso di scarsa comprensione del tema, cioè di chiarezza di pensiero quantomeno non completa. E la scarsa chiarezza non è soltanto una questione che riguardi il modo in cui mettiamo le parole insieme, ma riguarda anche e soprattutto come causa e anche come effetto in un meccanismo circolare lo svuotamento di senso delle parole. Le parole usate in maniera disattenta, le parole usate in maniera sciatta, le parole usate come mattoni da tirare in testa all'avversario piuttosto che come strumenti delicati per produrre senso, se vengono usate male, perdono di efficacia, diventano meccanismi malfunzionanti o rotti, che significa perdono significato. Confucio diceva: quando le parole perdono di significato, gli uomini cominciano a perdere la libertà. E questo è un pensiero che è stato negli anni, in particolare dal filosofo che vi citavo, John Searle, sviluppato con una chiarezza che io trovo impressionante. Searle dice che le società vengono costituite e si reggono essenzialmente su una premessa linguistica, che vuol dire la fiducia in un linguaggio condiviso. Il concetto è che se io dico o scrivo qualcosa, chi riceve, il destinatario di quello che dico o scrivo, deve potersi fidare del fatto che le parole significano quello che devono significare e non sono diventati strumenti consapevoli o inconsapevoli di manipolazione, sia essa dovuta all'esercizio del potere o alla inconsapevolezza o tutte e due le cose. Dice John Searle che le società in cui le asserzioni perdono di significato, perché perdono di significato le parole che le fondano, sono in pericolo e noi ce ne accorgiamo in questo paese, non certo e non solo per il problema della lingua del diritto, ma anche e soprattutto per il problema, per molti aspetti più grave, della lingua e della politica, del suo complicato rapporto con la verità, mettiamola così. La perdita di significato dei discorsi produce una perdita di legittimità delle istituzioni. E quindi, vedete, occuparsi del linguaggio del diritto in generale del potere non è una questione da accademici, non è solo una questione da convegni interessanti come questo, non è un lusso da intellettuali, è certamente un dovere professionale per dei giuristi che intendano il loro lavoro come manifestazione della competenza piuttosto che come esercizio del potere, ma è anche, e se mi permettete, soprattutto un dovere cruciale dell'etica civile. Grazie.
Grazie della bellissima relazione, senza manco una parola di troppo, devo dire.